si tenta di coprire una valanga con le mani. Questo non lascia ben sperare, ecco. Parla così Carlo Terracciano, portavoce del Comitato 707, dopo la notizia dello stanziamento di ulteriori 3 milioni di euro da parte del governo per il terremoto del novembre del 2022. Parole le sue che racchiudono l'amarezza delle 131 famiglie anconetane senza casa da un anno e mezzo. Noi siamo una sorta di limbo giuridico e legislativo che non lascia intravedere prospettive, e questo è il problema. Per cui quando io parlo di misure tampone mi riferisco anche a queste qui, 3 milioni peraltro senza che nemmeno siano stati preceduti dalla proroga dello stato d'emergenza. Si stima infatti che per la sola ricostruzione ad Ancona, il terremoto lesionò anche alcuni edifici di Fano e Pesaro, servirebbero oltre 200 milioni di euro, una cifra ben lontana da quella stanziata sino ad oggi. A far paura è anche la fine dello stato di emergenza prevista per aprile. Per ora nessuna proroga, niente ancora, neppure sulla ricostruzione vera e propria che gli sfollati attendono da quel terribile 9 novembre. La speranza ora è che le risorse siano inserite nel DEF. Attualmente il governo sta decidendo quale provvedimento adottare, se inserirlo in un provvedimento ad hoc riguardante magari l'inserimento nel cratere, o addirittura se inserirlo invece nel DEF, questo documento di programmazione economica del governo.